Quando la comunità si unisce per prendersi cura degli spazi pubblici, il criterio della bellezza vince perché, come dice il Piccolo Principe, l'essenziale è invisibile agli occhi. Sono le parole di gratitudine dell'assessore Barbara Brunori, presente insieme al vice sindaco Cristian Fanesi all'inaugurazione della casetta di legno nel campetto di Fenile di fronte alla parrocchia dei Santi Pietro e Andrea. Dopo gli atti vandalici messi a segno tempo fa, quando era adibita a ricovero attrezzi, qualche residente aveva chiesto di abbatterla ed installare le telecamere, ma l'oratorio L'incontro, che ce l'ha in gestione tramite una convenzione con il comune, ha deciso di dare fiducia ai giovani. Così, grazie ad alcune offerte e al lavoro di tanti volontari, la casetta è stata ristrutturata e trasformata in una piccola biblioteca. Ad aprire le porte domenica pomeriggio è stato il parroco Don Giuseppe Tintori. A fare da filo conduttore alla storia e al messaggio lanciato con la nuova biblioteca sarà proprio il racconto di Antoine de Saint-Exupéry, racchiuso nel libro pubblicato nel 1943. Il Piccolo Principe, a un certo punto c'è un incontro del Piccolo Principe con la volpe e gli dice: se tu devi addomesticarmi, se tu vieni tutti i pomeriggi qui, tu riesci a domesticarmi. E questo addomesticare è intessere delle relazioni tra le persone, che oggi è importante che ci sia, che il tempo libero non venga sprecato ma venga valorizzato con queste relazioni anche culturali. All'interno è stata allestita anche una mostra con 20 enigmi. Si tratta delle domande che si poneva il Piccolo Principe e che animeranno l'oratorio estivo. Questo è un invito a incuriosirsi. I ragazzi poi avranno modo durante il periodo estivo di trovare tutte le risposte grazie ai nostri animatori. Prego, siete voi i protagonisti. Questi sono il nostro futuro. Sono pochi, sono appena. Ora la casetta rimarrà aperta tutti i pomeriggi, così come il campo da calcio. Abbiamo stile di fare una comunità educante e quindi noi vi siamo grati perché ci aiutate, così facendo, a trasferire un po' quelli che sono i nostri valori, no? E riuscire a far sì che tutte le persone possano stare insieme perché vogliono stare insieme, perché il filo conduttore comune è quello proprio di applicarsi nei luoghi per renderli vivibili, accessibili a tutti e per far sì che appunto questa porta sia sempre aperta e possa accogliere tutte le persone anche nella diversità. A regalare alcuni libri sarà anche l'assessore Fanesi. Darò il mio contributo, se lo vorrete, perché effettivamente le mie figlie sono cresciute leggendo libri e facendogli leggere e anche leggendoli io, quindi uno di questi, Piccolo Principe, ovviamente, e ce ne sono tanti altri bellissimi che vale la pena di leggere e soprattutto vale la pena di leggere insieme. E allora forse questo è lo spirito di oggi, lo spirito di questa casetta, lo spirito di questo parco, e quindi mi raccomando, mandate i vostri bimbi a leggere insieme agli altri.